Bentornati su Pokémon Platino! Nello scorso episodio siamo arrivati nell'area Svago, inoltre vi ho fatto vedere il percorso precedente, ossia il 229, credo. In ogni caso, vi ho già spiegato come, per entrare nell'associazione fiocchi, dovete avere 10 fiocchi diversi nella squadra, o meglio, 10 fiocchi Pokémon, ovviamente, distribuiti nella vostra squadra di Pokémon. Fortunatamente per me, su Pokémon Perla dovrei avere un Pokémon con appunto 10 fiocchi, precisi, ed è con quello che sono entrato. Quindi appena riesco a rientrare, e se riesco ad effettuare lo scambio, vorrei appunto farvi vedere anche l'associazione fiocchi, dato che ne ho l'opportunità, diciamo così. Allora, me dove sei? Eccomi! Vieni? Stai parlando con Ton, ossia me stesso. Ciao! Ecco, sto leggendo il testo dall'altro DS, scusate un secondo. In età di risposta, ok, che senso risposta? Voglio scambiare, Ciccio. Vuoi fare uno scambio? Sì. Tonk si è offerto di fare uno scambio. Lo so, è una cosa un po' strana, però voglio scambiare dei Pokémon. Allora, tanto è solo per adesso, niente di problematico, ok? Allora, questa è la squadra di Pokémon che ho nell'altro... su Pokémon Perla. E qui c'è un Empoleon Shiny. Sì, questo Empoleon dovrebbe avere i 10 fiocchi di cui vi parlavo. Penso di scambiare Regulus tanto per un attimo, tanto è per due secondi. Poi subito dopo lo scambio penso di... Empoleon, vai, scambia. Sì e sì. La capsula verrà tolta, va benissimo, è uguale. Scambio! Dico subito che subito dopo aver fatto vedere l'associazione fiocchi riprenderò Regulus, ovviamente. Neanche due secondi aspetto. E intanto vi faccio anche vedere lo scambio, cosa che era per me quasi impossibile da far vedere se non avessi avuto un altro DS. Quindi, yay! Allora vai, nel cielo, vola via! Exchange! Ok. Acquisisci l'Empoleon. Mia! Empoleon! Quindi adesso nella squadra abbiamo Napoleone e Waterloo. Cosa più azzeccata no? Ah, solamente per qualche secondo, infatti nella grafica ci sarà ancora Regulus. Intanto l'altro DS resta acceso mentre entro nell'associazione e subito dopo averla fatta vedere riscambio i Pokémon, perché si fa prima. Allora, no, usciamo. Esci, sì. Devo terminare lo scambio anche qui, che pizze, perché ho il DS mezzo rotto. Piano? Ok. Ossia è stranissimo. Vuoi registrare nel blocco amici? Vai, perché no? Registro me stesso nel blocco amici, dai. Ok, no grazie, ciao. Ok, perfetto. Ciao! Andiamo a fare l'associazione fiocchi e poi il percorso 230. Quindi datemi solamente un secondo, vi faccio anche vedere come è fatto questo Empoleon, tanto per... Empoleon, eccolo qua. Dove stanno? Eccoli qua i fiocchi. Idrocannone, acqua gel... Vabbè, non sono i fiocchi questi, quelli sono i fiocchi, eccolo qua. Campione di Sinnoh, gara bellezza, gara le bellezza livello mega, gara bellezza ultra. E... Fiocco regale, fiocco meraviglie, fiocco sorriso, fiocco allarme, fiocco meraviglia reale e fiocco orma. Questi tre sono un po' speciali, ma li vedremo tra due secondi, ok? Allora, andiamo nell'associazione fiocchi. Appena riusciamo ad uscire dal centro Pokémon, ovviamente. Ah, non avrei mai immaginato di poter far vedere l'associazione fiocchi. A quanto pare ci sto riuscendo. Quindi, yeah! E poi il prossimo percorso ci sono tipo 6 o 5 allenatori e poi basta. Quindi, sì, posso farlo vedere. Mi fai entrare, per favore? Scusa tanto, questa è una situazione bla... Oh. Sì, sì, bla bla. Aspetta! Oh, ci picchia! Guarda che fiocchi! Mi scuso per la mia maleducazione, non è da me, davvero? Per noi sarebbe un onore se volessi accettare l'invito che ti offriamo. Oh, no, no! Devi unirti a noi come membro a tutti gli effetti. Tonks diventa membro senza alcuna obiezione. Perfetto. E siamo nell'associazione fiocchi. Adesso possiamo anche togliere l'Empoleon, tecnicamente, ok? Salve! Qui potete comprare dei fiocchi. Questi fiocchi non servono a nulla, servono solamente per darli ai Pokémon. Fiocco meraviglia costa 10.000, il fiocco reale costa 50.000 credo, e il fiocco meraviglia reale 100.000. Non vorrei dire stupidaggini, però sono questi i fiocchi che si possono comprare. Non penso che si possano prendere altri fiocchi qui nell'associazione, però una cosa molto importante, salve, se non piacere, bla bla bla, voglio andare al primo piano. Perché qui c'è una cosa molto, molto particolare. Se avete visto la tizia che massaggia i Pokémon a Rupepoli, questa cosa vi piacerà. In sintesi, se volete far salire la vostra amicizia, basta parlare con questa se non erro.
Trattamento termale, sì. Praticamente diventerà più amichevole il vostro Pokémon. Mi sa che ho sbagliato Pokémon e dovevo selezionarlo, ma pazienza. Ok. Diamanti sciolti che ne intensificano l'efficacia. Come si fa ad avere diamanti sciolti in un olio? Ecco, abbiamo finito. Il nostro trattamento risultò dolce tesoro un po' più amichevole. Penso che il dolce tesoro sia il primo Pokémon della squadra. Appunto, volevo farlo diventare... volevo appunto farlo su Staraptor, tanto per... Bene, questa è l'associazione fiocchi. Una cosa un po' stupida, forse. Però che potrebbe essere utile se volete allenare... O meglio, se volete far salire di amicizia... Di livello di amicizia, se vogliamo chiamarlo così... Un vostro Pokémon. Insieme all'ammassaggiatrice di Rupepoli, mi raccomando. E no, 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 no. Voglio uscire, voglio uscire. Ok, adesso mi riscambio Regulus. Lo faccio a camera? Ma sì, mi conviene farlo. Allora, adesso faccio un piccolo taglio. Mi riscambierò Regulus, sperando che stia tutto quanto bene, dopo essere stato su Pokémon Perla per qualche secondo. E poi ci rivediamo dopo aver fatto, appunto, lo scambio. E quindi faremo il prossimo percorso. Quindi, a dopo. Changing! Ok, ho ripreso Regulus e gli ho rimesso la capsula, ovviamente, perché non è Regulus senza la sua capsula piena di fulminetti. Inoltre, come vi ho già detto prima, adesso potete entrare liberamente nell'associazione, non preoccupatevi. Non dovete avere per forza un Pokémon con 10 fiocchi ogni volta. Bene, una cosa che pensavo di non far vedere, alla fine sono riuscito a farla vedere. Yeah! Allora, adesso controlliamo un po'. Chi ha bisogno di allenamento? Mi sa nessuno, perfetto. Possiamo andare avanti con Dina, allora. Verso il percorso 230, ovviamente. Questo percorso è accessibile anche a destra dell'area sfida, quindi potenzialmente potete andare qui. Allora, dovrete fare un super repellente. Inoltre, se avete spaccaroccia, mi raccomando, arrivate qui, perché ci sono alcuni strumenti molto, molto utili qui. E poi vorrei dirvi qualche curiosità sul posto, però prima, allenatori! Dai un'occhiata al mio fisico, le onde tempestose hanno scolpito il mio corpo. Sei uno scoglio, allora. Scusa, fatelo dire, però, lasciamo perdere. Allora, Kurt, che manda Krabby in campo. Non so perché ho fatto Krabby, però... pazienza. Allora, Dina, ovviamente... Ah, no! C'è ipertaglio, è vero. Andiamo di ritorno, vai. Ritorno. Comunque, nel caso non si fosse ancora capito, il fiocco Orma, l'ho già detto dove si prende. Si prende a destra di Pratopoli, ok? Tra Pratopoli e il... là, per, praticamente tra Pratopoli e il Riva Valore. Potenzialmente c'è un altro fiocco che si può prendere se non riuscite a prendere il fiocco reale, il fiocco meraviglia, eccetera. Ve l'ho già spiegato, vero? Ve l'ho già spiegato, inutile ridirlo. L'ho detto nelle versioni... Scusate, sono proprio impappettato oggi. Allora, l'ho già detto nel precedente episodio, quindi se qualcuno si fosse perso il precedente episodio, perso il precedente episodio dove ho detto quali fiocchi potete prendere e quali sono i più facili da prendere alla fine, andate a guardarlo, ok? Verso fine video dovrei fare una piccola spiegazione. Ok, Kingler, ritorno. Pia. Dovrebbe mandarlo KO. Spero tanto di sì, perché sennò Dynablade mi deludi. Mi deludi un po'. Pazienza. Acqua di sale. Ti fa star male. E adesso vai con un altro ritorno, vai. Dai, dai, dai. Dai che ce la fai. Dynablade salirai al 59 tra poco. Non adesso, però, appunto. Corto sconfitto. Sarò anche tutto muscoli, ma non ho un briciolo di forza. Conosco molte persone che sono così, Kurt. Non preoccuparti, non sei l'unico. Altra allenatrice, dai. La gente continua a venire da noi per lottare. Chissà perché. Forse perché siete proprio a destra dell'area svita. Svida? Che mi succede oggi, mamma mia? Sfida, ok. Amata, ora non più. Non sei più amata, non da me almeno. Vai, Dynablade, distrugge questo Love Disc. Io odio Love Disc. È un... Ok, Love Disc. A volte lo pronuncio Ladvisk, quindi... È un Pokémon inutile. Manco si evolve. Se evolvessi da Lomomola potrei capirlo, ma no, non può evolversi da Lomomola. Ciao, ok. È davvero inutile. Beh, è più utile di Sunkern. Ma è comunque inutile. Lapras, Pokémon stupendo. Andiamo di Regulus a questo punto, dai. Che ho notato adesso non ha strumenti. E mi sa che è dalla parte di Mesprit che non ha strumenti. Quindi wow, dovrei davvero rimettergli la calamita a questo punto. Lapras davvero stupendo come Pokémon. Si può catturare in questa regione? Mi sa che è possibile catturarlo, sapete? Però non so dove. Adesso controlleremo, non preoccupatevi. Al meglio controllerò, perché voi non potete controllare. Cioè,
Potete farlo adesso andando su internet, ovviamente. Però lo controllerò io per voi tra 2 secondi una volta finita questa battaglia. Sono sicuro che si può prendere, perché è un Pokémon di solito che ci sta paralizzando. Ah. Salvaguardia! È davvero bello come Pokémon. Peccato che molti non lo usino nelle lotte. Però è davvero buono, in realtà. Scintilla! Se sapete come usarlo, ovviamente. Se non lo sapete usare, è inutile. Allora, super efficace. Ciao, ciao, Lapras. Ok, posso controllare dove sei? Sì, posso controllarti. Oh, no! Allora, Pokédex, please. E siamo... Sì, è il primo... Sì, prima generazione. Verso il 130, mi sembra. Non vorrei dire stupidaggini. Ah, perfetto. Verso il 130 e il 131. Perfetto. Zona, si può prendere, vero? Dove? Nella via Vittoria si può prendere? Credo. Oh, ho capito. Penso di sapere dove si può trovare. Credo. Quindi magari... Potrei farvelo vedere dove si cattura? Non lo so. Se riesco ad andare in quel percorso, tra virgolette, potrei anche farvelo vedere, anche se non ne sono sicuro. Bisogna vedere come va, ok? Allora, un'altra allenatrice, Erminia. Ok, che manda Surskit in campo. Surskit è un Pokémon molto strano. Molto, molto strano. Però è carino, dai. È raro, ma è carino. Ma è inutile, un po'. Quindi vai con Ritorno ancora. Ritorno è praticamente la mossa più potente di Dynablade, perché considerato che Zuffa non riceve stab, mi sa che è più potente Ritorno, giusto? Perché sarebbe 102, 153, se è al massima felicità, sì, dovrebbe essere quello la potenza di Ritorno, quindi sì, è abbastanza potente. Lambre! E qua ti uso un volo perché è super efficace, tanto per... Samba! Vai con volo. Fly! Cosa mi vuoi usare l'ombre? Cosa mi vuoi usare? No, mi è mancato. Volo! Bang. L'ho già detto un sacco di volte, però adorerei davvero. Mi piacerebbe davvero tanto vedere più mosse che ricevono boost o malus, si dice così, di precisione o potenza in base al tempo. Ad esempio, volo, l'ho già detto un sacco di volte, meno precisione durante la tempesta di sabbia, eccetera. Oppure, non lo so, un'altra mossa che potrebbe essere... Qualunque mossa che va tipo impicchiata, oppure che il Pokémon deve allontanarsi, o qualcosa del genere. Oppure altre condizioni meteorologiche, sarebbe davvero stupenda come cosa. Mi piacerebbe davvero vedere altre condizioni meteo. Oppure cose tipo distorto zona. Sarebbe molto divertente. Aggiungerebbe una chicca in più, secondo me. Però forse troppe potrebbero rendere il gioco un po' complesso. Forse questo è il motivo per cui non ne hanno introdotte altre. Allora, Octillery, Baldiali. Tanto per. Non sei di tipo roccia, vero? Mi confondo sempre. Sei solo di tipo acqua, giusto? Sì, sì, è solo di tipo acqua. Ho sentito dalle cuffie che era di tipo acqua. Perché non c'era il... del non molto efficace. Allora, intanto Dyna è salito al 59. Perfetto. Perfetto davvero. Quindi adesso cambiamo Pokémon, ovviamente. Poliwhirl! Ah, quanto godrò nell'ucciderti, Poliwhirl! Non sapete! Ah, io odio Poliwhirl. Allora, Regulus, mandalo in campo. Ah, sì! Muori fulminato! Allora, prepotenza, ovviamente, un attimo. Muori! Scintilla! Bam! Ah, mamma mia, la goduria nell'uccidere i Poliwhirl. Che poi la cosa bella è che quella cosa che vedete... addirittura brutto colpo! Il gioco favoreggia l'uccisione dei Poliwhirl. La pancia di Poliwhirl che vedete sono le sue interiora, è il suo intestino. Quindi sì, è un po' strana come cosa, ma è così. Ok, intanto Regulus sale al 59. Graziano è sconfitto. Perfetto. Ho fatto anche la rima. Allora, questa isoletta è molto, molto, molto prelibata, tra virgolette. Ci sono molti strumenti da prendere qui, quindi non mancateli, mi raccomando. Inoltre, se non erro, non vorrei dire stupidaggini, qui si può trovare Togepi selvatico. Quindi se potete, se volete prenderlo, dovrebbe trovarsi qui. Se l'avete già fatto evolvere soprattutto, se l'avete scambiato dall'uovo che vi ha dato Camilla, qui si dovrebbe trovare. Quindi potenzialmente si può catturare, credo. Adesso non ne sono sicuro al 100%, ma dovrebbe essere così. E qui c'è un'altra Ultra Ball che non serve, perché noi usiamo le Pokéball speciali, tipo Timer Ball e altre Ball. Allora, roccia frantumabile, usiamo Spaccaroccia, vai. Aiza! E qui c'è una caramella rara che credo di non usare perché siamo abbastanza alti di livello. Comunque un'altra... strumento? Qui? No, ok. Allora, qui sì però, vero? Ah, lo sapevo.
Allora, una cosa che vi voglio dire più che altro. Prima nello scambio avete visto che avevo un Weavile a livello 100, pietra idrica, interessante. Quel Weavile mi ha aiutato a ottenere tipo tanta roba al parco lotta. Ok? Quel Weavile è davvero stupendo. Ed è OP, secondo me. Per questo non ho scelto di usare Weavile in questo let's play. Perché è davvero troppo buono. È un cannone di vetro, lo so, ma è davvero... è squisito, ok? Allora, sto parlando tipo di un... di cosa? Di un Weavile o di una torta? Allora, no, non posso mandare Waterloo. Ma andiamo alla rischiosa, dai, facciamo Aisa e Espia, Ange. Vai, doppia battaglia. La tua squadra di Pokémon cresce bene? Credo di sì, perché... Guarda la mia forma dinamica, la vittoria è assicurata. Ma tutti questi mutatori sono palestrati che vogliono mostrare il proprio fisico? Mamma mia. Allora, siamo contro Eleonora e Clayton. Not Clayton. Not Clayton. Non capite il riferimento se non avete visto il mio let's play o non avete giocato a Kingdom Hearts, il primo. Allora, Delibird, perfetto. Lancia fiamme. E Psichico, sì. Vai. Psichico. Certo, adesso posso finalmente togliere taglio e mettere segno raggio. Lo potrei davvero fare, ed è una cosa molto... che mi conviene davvero tanto, quindi... mi sa che infra episodi lo farò, perché conviene. Non toglierò spaccaroccia ad Aisa, perché spaccaroccia serve di più di taglio, a questo punto del gioco. Però potrebbe essere ancora utile. Però nel caso di... mi servisse un'altra volta taglio... mi sa che non serve più a nulla. Fatemici pensare un attimo. Quella... no, non serve taglio per quello, lei è una grotta. Lì non serve taglio ancora. No, forse c'è un altro posticino dove può servire taglio. Per questo mi sa che non posso ancora toglierlo. Peccato, davvero un peccato. Gastrodon, andiamo di... chi è il più difensivo? Non importa, andiamo su Mantine e su Gastrodon in maniera separata. Psichico! Allora, non ti butto giù, vero? Dov'è il cucchiaio torto quando serve? Mamma mia, Espionage. Nero Pulsar! Potente ed efficace. E stab, soprattutto. Tentenna è quello che aspettavo, perfetto. Intro forza! Bing! Lotta? No! Ah, sì, è intro forza lotta, perfetto. Credo. Ho lotta o terra, ma non avrebbe senso avere un Gastrodon con una mossa non di tipo... ah, lasciamo perdere. Psichico su Mantine, no. Andiamo su Gastrodon sempre. Spero di buttare giù il Mantine e che quello non fosse il danno massimo. Con Aisa? Speriamo davvero di no. Brutto colpo, ovviamente. Allora, Aisa riceve 999 punti esperienza e anche Espionage e sale al 59, bravissimo. E Nero Pulsar. E comunque siamo vicini al livello... già ve l'ho spiegata questa cosa, giusto? Mi sembra di sì. Espionage, o Espion generalmente, in quarta gen impara Psichico tipo al 64. Ed è per questo che io l'ho insegnato prima con un MT. Altrimenti ci sarei stato tipo 3 anni. Forse l'hai allenata anche troppo. Oh, così la vita. Ok, perfetto. Dovremmo aver già finito, vero? Sì, abbiamo finito. Qui non ci sono i due tizi che ci bloccavano la via. E qua c'erano delle bacche che abbiamo già preso. Perfetto. Quindi, nella prossima parte di Pokémon Platino andremo avanti. Un attimo. So che sto allungando un po' il video facendo queste cose miscellanee, però devo controllare. Allora, mi sa che... sì, la via Vittoria. È il momento di tornare lì. E poi penso di andare al Parco Amici. Voglio far vedere il Parco Amici prima o poi. Ah no, aspetta, allora il Parco Amici... mi conviene lasciarlo per ultimo. Non per ultima parte. Fatemi ragionare un attimo. Ok, ok. Nella prossima parte andremo in via Vittoria. E poi vedremo quel che mi andrà di fare. Quindi... beh, io vi saluto come al solito. Con un bel... see you next time!